Roberto Brunamonti, una leggenda del basket italiano, torni a Bologna e l'affetto di tanti tifosi, tanti bolognesi, continua a esserci sempre. Che effetto fa? Beh, mi fa piacere, ovviamente è una cosa che quando tu proprio senti questo tipo di affetto ti rendi conto di aver lasciato un buon ricordo, che poi penso sia una cosa molto importante per uno che ha fatto sport e ha vissuto in una città 20 anni come me. Quindi al di là del fatto che uno può vincere scudetti, coppe, che sono importanti, sia ben chiaro, però credo che poi il ricordo che tu lasci anche come attaccamento, come persona, è altrettanto importante. Di recente c'è stato l'addio dello storico speaker delle Vunere, Gigi, un ricordo, come lo ricordi? Beh, io sono arrivato nell'82, lui già c'era da un bel po', sono andato via e lui ci è rimasto ancora per un bel po', quindi credo che sia stato in questi 80 e più anni della storia della Virtus, sia stato veramente, ne abbia vissute la metà di una così storica ed importante società, quindi credo sia stato un testimone, forse il testimone di tante generazioni che si sono susseguite al Palazzo dello Sport, e la sua voce ha scandito veramente tante cose importanti che la squadra e la società ha vinto. Certo, ora non sono forse, diciamo, gli anni d'oro di Basket City, ma segui ancora la Virtus? Certo, beh, ma io credo che come tutte le società di sport ci siano i cicli ovviamente belli, e ci sono momenti in cui si rifonda per vari motivi una squadra, una società, e quindi è chiaro che non si può stare sempre ai grandi livelli. Insomma, tutte le società più o meno hanno avuto problemi, più o meno hanno avuto cicli bellissimi a momenti in cui hanno dovuto ricostruire, quindi in questo la Virtus non ne rimane fuori. Insomma, basta guardare solo quello che sta accadendo a Pesaro, a Treviso, la Fortitudo, Milano ha passato un periodo dove ovviamente prima che la prendesse lo stilista Armani non ha ovviamente vissuto periodi molto esaltanti, quindi credo che sono momenti in cui bisogna stringere i denti, cercare di programmare e ovviamente riprodurre, sperare quello che c'è poi stato magari 10 anni prima. Bene, veniamo a te ora, sarai in campo anche quest'anno con la tua cestistica spoletina in CSI? No, o... no, io sono dei ragazzi, per me sono dei ragazzi, anche se non sono più tanto ragazzi, però per me sono dei ragazzi a cui voglio bene, loro giocano, si divertono, ogni tanto vado io a, come dire, a fare una sorta di transumanza da un canestro all'altro per tenermi un po' in forma, e quindi ogni tanto posso giocare anch'io, ma molto raramente, non è che fanno affidamento su di me, però mi fa piacere che un'amichevole che è stata fatta, mi sembra, l'anno scorso verso novembre, sia stata una bellissima esperienza per loro, e so che stanno mettendosi d'accordo per ricambiare il favore e far venire la squadra dell'Audace, se non sbaglio, a Spoleto, quindi sono quelle cose che poi magari nascono anche delle amicizie. Ho saputo che però da bambino hai iniziato a Spoleto nei campionati CSI. Anche. Adesso si perde nelle notti. Sì, ho iniziato giocando per scherzo, perché poi giocavo a tennis, quindi ho iniziato facendo anche un campionato CSI, ma fai conto avevo 13 anni. Bene. Allora, per chiudere, un po' un augurio a tutti gli atleti del CSI che ora iniziano questa nuova stagione di basket. Beh, che un augurio da sportivo, un in bocca al lupo a tutti quanti. So che le squadre sono sempre
tantissime, la passione è tanta, tutti si vogliono divertire, ma nello stesso tempo sono convinto che tutti vogliono provare anche a vincere, e quindi il fatto di avere più di 60 squadre, se non sbaglio quasi 70, in Bologna e provincia, fa sì che poi questo ti dimostra ulteriormente che la passione c'è sempre, e poi sostanzialmente la passione di queste persone fa sì che poi ci possano essere squadre come Virtus, come Fortitudo, che ci siano degli arbitri, che ci siano dei tifosi, perché sostanzialmente questa poi è la base per costruire, come c'è sempre stato, una cultura cestistica che in Emilia-Romagna e in Bologna particolarmente l'ha fatta sempre da padrone. Bene, grazie. Prego.